Siamo allo Stadio Senito di Agrigento, iniziano la seconda giornata di allenamenti in vista del prossimo match che l'Agragas affronterà a Monopoli. Sabato prossimo, archiviata la gara contro il Rende, gara giocata bene dai giocatori dell'Agragas, però alla fine non ha portato punti in cascina. Siamo con Lorenzo Longo, fino a qualche mese fa attaccante, adesso centrocampista puro. Lorenzo, come ti trovi nel nuovo ruolo disegnato da te dal mister? E poi parliamo del campionato. Sicuramente è un ruolo che mi piace molto, mi trovo molto bene perché tocco tanti palloni. È stato bravo il mister ad adattarmi lì, a me piace, quindi diciamo che questo è il mio nuovo ruolo. Io domenica ho apprezzato tantissimo, proprio perché ho toccato tantissimi palloni. Ho detto anche in telecronaca diretta che credo che sia stata una delle migliori partite che tu abbia giocato in biancazzurro. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, anche perché dal girone di ritorno diciamo che sono tornato il vero Longo, perché fino a gennaio non ero tanto in condizione, non stavo neanche bene con la testa, quindi diciamo che è stata una delle nostre migliori prestazioni, non solo la mia, perché io penso che questa è stata una delle partite che abbiamo giocato meglio qui ad Agrigento. Tatticamente avete spesso verticalizzato, avete sempre cercato la verticalizzazione, qualche volta magari non siamo riusciti in questo intento, però in moltissime altre occasioni sì, e siete stati anche pericolosi, il pubblico ha apprezzato tantissimo. Alla fine però è arrivata una sconfitta che brucia. Come si riparte e da dove si riparte? Sicuramente si riparte dalla prestazione, perché noi dobbiamo giocare a calcio, altrimenti non ne facciamo punti in questo campionato. Dobbiamo mettere più concretezza e più cattiveria sotto porta, quello che ci ha detto anche il mister. E poi con il bel gioco i punti arriveranno. Io sono sicuro che possiamo fare una bella prestazione se entriamo convinti in campo a Monopoli. Affronterete la prima della classe, il Monopoli certamente si è rinforzato, ha dei giocatori importanti, tra l'altro ci sarà un ex giocatore dell'Agragas, Urban Zibert, che ancora non ha esordito, sarà l'occasione sabato probabilmente per rivederlo in campo. Avete già studiato il Monopoli, che avversario è? No, ancora non abbiamo studiato, il mister ci ha detto solo che gioca col 3-5-2, c'è tempo per preparare questa partita, ma io penso che queste partite si preparano soprattutto mentalmente. Noi troveremo di fronte un avversario tosto che si è rinforzato molto nel mercato estivo, conosco la piazza, una piazza calda che vive anche molto sull'entusiasmo, quindi sarà una partita dura, ma noi dobbiamo essere consapevoli che ce la dobbiamo giocare con tutti, perché io sono convinto che siamo una buona squadra. Pronostico per sabato, cosa farà l'Agragas a Monopoli? Magari torniamo con 3 punti, non importa che risultato, che marcato, l'importante è che torniamo a casa con un risultato positivo, dai. Grazie Lorenzo, grazie, buon allenamento. Te.